E salve a tutti e benvenuti di nuovo sul mio canale. Io sono 10 e oggi, per come potete vedere dal titolo, diciamo che oggi, cioè, vi racconto come è nata, diciamo, tutta l'idea di fare questo video. Praticamente l'altro giorno, girozzolando sul web, praticamente cercavo iPhone X e dal nulla, tipo, mi sono spuntate delle stream e cose del genere dove praticamente regalano gli iPhone, in poche parole, ma però molto probabilmente queste cose sono scam e quindi non avrebbe senso nemmeno partecipare. Praticamente scorrendo fra le varie video, i vari risultati su YouTube che apparivano, mi è apparso praticamente un video e ho detto: io sono abbastanza curioso e quindi lo apro per vedere, diciamo, che cosa che stava facendo. Bene, io direi di poter partire con il video, ma prima di tutto vi raccomando di seguirmi sui social, su Instagram e Facebook, e se non siete ancora iscritti vi raccomando di iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere aggiornati per tutti i video che farò, diciamo, durante la settimana. Detto questo, vi auguro una buona visione e possiamo proseguire con il video vero e proprio. Allora, per come potete ben vedere, diciamo che in questa macchinetta ci sono un sacco di cose. Il video è di uno youtuber americano. Secondo me, diciamo, tutto quello che c'è lì dentro non è altro che roba cinese clonata, che molto probabilmente, anche se funzioneranno bene, però non hanno chissà quale qualità. L'iPhone, cioè, non è originale, perché è impossibile che ti mettano un prodotto di 1700 euro in una macchinetta che tu spendi, per esempio, $10 per esempio, e ti va a prendere il prodotto. E niente, io direi di guardare attentamente in quanti tentativi riesce a prendersi, diciamo, questo iPhone X, che io ancora non li ho contati veramente. Io ho visto soltanto una parte del video e c'è lui che provava a prenderlo praticamente. L'iPhone X, per come potete ben vedere, è qui e io sono abbastanza curioso di vedere che cosa che sta facendo. Allora, praticamente il primo tentativo di sicuro non andrà bene, perché spenderà pochi centesimi, pochi dollari o sterline, non lo so di dove questo qui. Però fatto sta che queste macchine sono abbastanza particolari, non le ho mai viste, e consistono nello spingere quello che c'è lì dentro. Allora, cioè, che riesce, vabbè, non ce la fa perché colpisce il vetro, mi sembra. Ah no, non ce la fa proprio, tocca il vetro e la cosa ritorna indietro. E non è la prima volta che questo youtuber riesce a prendersi un prodotto, cioè non è la prima volta che vince un iPhone, infatti ce ne sono altri video praticamente, ma secondo me sono solo cloni, cioè non ha senso questa cosa. Appunto, così non ce la fa, è il secondo tentativo. Però se, allora, è impossibile che vanno a mettere un iPhone X in una macchinetta dove spendi un dollaro, $10 o anche tipo 10 euro, non ha proprio un senso logico. Forse anche questo video non ha un senso logico, però secondo voi come cavolo è possibile che mettano dei prodotti di tale valore in una macchinetta che, con anche la possibilità di un tentativo, uno ha la fortuna di andarsela a prendere praticamente? Cioè, tipo, no, io, cioè, non l'accetterei mai una cosa del genere. Al massimo lo venderei, cioè, dovesse capitarmi una cosa del genere, come minimo mi venderei l'iPhone. Esatto, 3 tentativi e l'ha preso praticamente. Cioè, è una cosa un pochino troppo scontata riuscire a vincere da queste cose. Dice che pure l'iPhone X è di 64 giga, mi sembra che è il minimo. C'è scritto pure. Aspetta, c'era, si vedeva tipo qui. Vabbè, ma dettagli. Non è la prima volta che questo qua comunque riesce a prendersi dei prodotti del genere. Cioè, se fossero davvero veri, ha veramente fortuna questo io qua. Perché aveva, se non sbaglio, pure preso ai tempi l'iPhone 5S, se non sbaglio. Però questo era un altro. Cioè, lui ha avuto semplicemente fortuna, secondo me. Come nella vita ci vuole semplicemente fortuna e basta. A parte che sono una fregatura e si spendono solo soldi, è praticamente insensato magari pure poter pensare. Cioè, non è insensato, però se uno ha solo fortuna, ha fortuna nella vita. Come quella che non ho io. Bene, io direi che per questo video, se vi è piaciuto, vi raccomando di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di lasciare un commento qua sotto, cioè ditemi più che altro cose che ne pensate di queste macchinette e dei video, o anche del live stream giveaway, apparentemente scam, che ci sono anche su YouTube. Direi di, vi raccomando appunto di seguirmi sui social, Instagram e Facebook, che trovate qui sotto in descrizione, e se non siete ancora iscritti vi raccomando di iscrivervi, e noi ci rivediamo qui, come sempre, in un prossimo video.